E ciao a tutti, Cucci, ben ritrovati al vostro AndreLink91 su Yo-Kai Watch 2 Online Battles, battaglie online, battaglie ovviamente casuali perché non ho amici. Ma a parte i momenti di tristezza generali, andiamo subito a fare degli scontri. Non l'ho più acceso dall'ultima volta che ho fatto gli scontri perché anche se praticamente ho caricato martedì, mi sembra, mercoledì, il video delle battaglie della Boss Rush, l'ho registrato prima di fare queste battaglie casuali. Ad ogni modo, oggi almeno 4 battaglie. E dovremmo stare ancora in testa a noi spiritossi. Se tutto va bene. Ah, sì. Hai vinto. Sono ancora Fante. 1714, ma non è lo stesso dell'altra volta? Se non sbaglio. Boh, vabbè. Non mi interessa più di tanto se ancora non sono in un rango degli spiritossi alto, perché comunque se ci arriverò presto. Inoltre sto preparando un video davvero speciale per le battaglie online di almeno un'oretta, un'oretta e mezza se mi va. Un'oretta sicuro ce la faccio un'ora, perché vorrei arrivare almeno al rango 1. Cioè ora sono al rango 14, in questo video arrivo almeno al rango 13 con 4 battaglie se bastano, se no ne faccio 5, sai, quelle che servono per arrivare. Abbiamo Kennis come primo sfidante, questo è svedese, ne sono sicuro. Non sicuro come la morte, ma Kennis, insomma, Kennis è un nome nordico, credo. Poi magari africano, io boh, vabbè. Allora, abbiamo una festa di Nian. Wonder Nian mi fa paura perché è un bucaniere. Arrembaggio! Allora è un bucaniere sicuramente. Pensavo che Wonder Nian all'inizio, quando ancora non ce l'avevo, perché ce l'ho Wonder Nian, si prende in un modo stupidissimo. Trovate il QR code su internet, quindi scrivete QR code, proprio per dirvelo proprio in italiano, proprio bruttissimo, e trovate QR code Wonder Nian e lo trovate. Oppure sapete che faccio? Ve lo metto io qua vicino, va, così lo scannerizzate. Per trovarlo poi sinceramente non mi ricordo dove si va, ma lo trovate facile, comunque sia. Cercate una guida su YouTube e lo trovate. Comunque sia, ha 4 Nian nel team. Allora, io sono un grandissimo fan dei Nian, li amo tutti. Però 4 in un team per le lotte ufficiali? Allora, se tu giochi tanto per giocare, per farti 2 risate in compagnia, così, oh, ci sta tutto. Però se giochi come me, che giochi... non dico per vincere a tutti i costi, però giochi per vincere. Allora, oh, fatti un team un pochino più studiato. Però vabbè, oh, se a questi piacciono i Nian. Dunque, adesso qui ho puntato Trispecchio, ho puntato perché non solo riflette gli attacchi, termaiale, e vabbè, è andato uno. È una lotta stranamente difficile. Cioè, Gilgador e Homblu stanno proprio a terra. Aspetta, fammi pungere un attimo Draconian. Ok. Buono, buono. Però ancora non sono carichi? Ci picchia. Ah, Ombre è quasi carico, ma se lo mando me lo distrugge. Sono quasi sicuro che mi abbia piuntato Ombre. Non ne sono sicuro, ma c'ho qualche dubbio. Allora, qua Jettinian ho puntato perché, boh, mandava di punta Jettinian. Draconian non mi fa paura, perché Draconian quando attacca assorbe i punti salute dell'amico, dell'alleato. Oh, amico mio. Ma qua te lo becchi tutto. Ho missato la prima pallina perché, non lo so, stavo guardando lo schermo e non stavo guardando in basso. Praticamente quando io registro guardo lo schermo del computer, ma quando devo fare un attacco particolare, tipo gli attacchi questi con gli Energy Max, dove devi mirare oppure premere sullo schermo, insomma, guardo il DS. Invece quando devo solo girare guardo lo schermo. Oh, e anche Termaiale, il suo è andato. Allora, ho messo l'inguermiera per cercare di curare Gilgador, che stranamente ha resistito con un mezzo punto salute. Attenzione, è rimasto solo Shibakoma, credo. Ah, Kyomblu. Vabbè, è andato anche Shibakoma. Ah, 2 me ne ha fatti fuori. Bravo, molto bravo. Sicuramente mi aveva puntato Homblu, quasi sicuramente.
Ora ne sono proprio sicuro. Allora, facciamo un'altra battaglia subito subito. Non è stata malaccio come prima lotta. Da parte mia sicuramente male, ma da parte sua Wondernian mi è piaciuto. Non è male mettere Wondernian nel team. Però ho visto di peggio. Voglio dire, se tu fai il team per Wondernian e poi lo fai di supporto Wondernian per gli altri yokai. Perché è un po' come Pokémon, tu devi costruire, o costruisci il team intorno a un Pokémon, o costruisci un Pokémon intorno al team, perché si può fare anche così, è una tecnica Kirbendo. Allora, è una tecnica un po' rischiosa fare un Pokémon attorno al team, e non il team attorno al Pokémon, però dipende che Pokémon ha, che Pokémon è. Con le forme Alola il metagame è tornato sbilanciato da una parte, però le mega evoluzioni ci sono ancora, quindi non del tutto sbilanciato proprio come era ai tempi di Diamante e Perla. Però, insomma, si può sempre migliorare. Allora, Orobonian mi fa paura, ma Gilgador ancora di più, perché Gilgador ha un attacco, ecco, devastante. Devastantissimo, non devastante. Ora, prima di puntare Orobonian, aspetto che attacchino Gilgador, così poi punto Orobonian e andiamo giù di botte. Ecco. Ombre è stato punito. Vai, vai, subito su Orobonian, mo e via. Volevo dire, Kirbendo mi ha sorpreso perché mi sembra di averlo già affrontato Kirbendo. E un rematch non è male, sinceramente, contro Kirbendo. E dov'è? Ok, energia assorbita. Nipponon. Ma se vuoi uno yokai di livello B ti portavi Shogunian. Ci so, Shogunian. Pulishogun, che è meglio. A mio avviso di Nipponon, poi uno fa come si pare. Oppure Pade Solo, che è pure meglio. Insomma, Nipponon no, non mi piace. Sinceramente. Oddio, Shibakoma non mi ricordo, è rango B o rango A Shibakoma? O rango C, non mi ricordo proprio. Allora, tra una lotta e l'altra vado a vedere sulla Wikia. Vai, vai, è così, vai, è così. Oh, allora, ho puntato Gragnomino qui perché sinceramente mi fa abbastanza paura. Gragnomino se cura fa male. Allora, Shibakoma, ce l'ho fatta a scriverlo. Darknian oramai, vabbè. Chi attacca, attacca, non mi interessa. Dai, dai, dai. E su. Non si carica la pagina. Sto avendo problemi assurdi oggi con internet. Mi tocca riavviare tutto quanto qua. Vai, Termaiale. Termaiale attacca tutti, quindi sto tranquillo. Perfetto. Rango A, bene, bene. Ce l'ho fatta non so come, ma ce l'ho fatta. Allora, a sto punto, boh, mando Overnian che sta caricando l'attacco. E punto Orobonian perché mi sembra che abbia un altro yokai. Se non vado errato, oppure solo lui. No, se non cambia solo lui. No, ce l'ha Shibakoma, e vedi? Shibakoma quanti punti c'ha? Vabbè, boh, attacchiamo con Lucenio, chi se ne frega. Allora, ho mancato l'ultimo numero perché stavo guardando Shibakoma. Che sembra pigro. Oh, guarda, ehi, da dove? Tipo l'archeo di Randy Orton, da nulla arriva. Vabbè. Comunque sia, stavo pensando anche di portarmi Donchan per provare. Non è che mi ispiri tanto Donchan come yokai. È forte, ok. Gli dai le bacchette, ok. Ehi, però. Boh. Non mi ispira. Magari è forte, come ho detto, le bacchette e tutto, ma non lo so. Donchan lo proverò sicuramente. Ma devo farlo di. Devo fargli il supporto perché da solo non ce la fa. Il team che ho io non è di supporto a nessuno, tranne Linguermiera.
L'infermiera è di supporto agli yokai che ha vicino per curarli. E infatti sta vicino a Gilgador e a Termaiale, non a caso. Allora, mi sa che ci vogliono altre due lotte per arrivare al rango 13, ma ci arrivo comunque. Filippo, 0 punti. Filippo, italiano allora. Scontro serpe, ma ammazziamola subito, scontro serpe, ho paura. Scontro serpe, se non sbaglio, è quella che ti fa raccogliere strumenti al 100% quando sconfiggi un nemico. Cioè, il nemico fa cadere per forza qualcosa. E trovarla non è facile nelle slot kai, a meno che non hai un bucio di sedere grosso come una casa e la trovi. Io ho speso davvero tante monete. Speso, tra virgolette, speso. Usato davvero tante monete per trovarlo. Comunque sì, una volta uno mi ha chiesto: ma dove le trovi tutte quante ste monete? Mo vi rispondo pure. A lui ho risposto: QR code tramite Google. È vero, ma ci sono anche altri metodi. Tipo scambiare i punti lotta con le monete. E su quell'altro Yokai Watch, sull'altro salvataggio di Yokai Watch, l'ho fatto. Non ne ho fatte molte, ho fatto 3 lotte proprio, giusto per vedere come veniva fuori la cosa. 3 lotte, vabbè, per modo di dire 3 lotte, giusto le monete che giusto i punti lotta che mi servivano per raccogliere 3 monete. Ecco, quindi insomma l'ho fatto un bel po', dai. Non diciamo cazzate. Però il team era fatto a caso. C'era Shibakoma, Shibanyan, Bucinian, insomma tutti quanti Nian ho fatto. L'ho fatto giusto per divertirmi, per prendere 2-3 monete. E quindi insomma vabbè, tanto per vedere come andava. E il team Nian non funziona. Per questo ho deciso di non proporre un team Nian sulle lotte online ufficiali. E comunque sia, sull'altro salvataggio sono Polpanime, nonostante sia il gioco Spiritossi. Ho voluto vedere come usciva Polpanime. Mentre su Yokai Watch Polpanime è il gioco fisico, che sì, l'ho acquistato fisico e non digitale, ma mi hanno fatto vedere comunque sia Sailor Nian e Robo Nian F. Solo vedere, e comunque sia uno scambio, oramai lo ripeto tutte le volte, uno scambio per colpa di ragazzi che non sanno giocare, che mi hanno fregato 2 Gilgador. E allora andatevene a quel paese. Tanto di Gilgador ce ne ho 5. Peggio per voi. E quindi insomma mi hanno fatto vedere Sailor Nian e Robo Nian F. Quindi insomma questo salvataggio degli Yokai Watch rimarrà per sempre. Il salvataggio dello slot 1, il salvataggio dello slot 2. Ci faccio quello che mi pare. Oh, che è successo? Ma era scomparsi. Porca miseria. Erano un attimo scomparsi. Boh. Mamma mia. Ma Termaiale che è resistito con 0 punti. Cioè, Termaiale a 0 punti. Termaiale a 0 punti, Termaiale. No, Termaiale, il real MVP. Lui, c'è lui in copertina sulla foto di miniatura oggi. C'è lui, assolutamente lui. Ho già in mente una miniatura particolare con lui. Wow. Vabbè dai, ultima lotta per oggi, che voglio arrivare a 200 punti, rango 13. Ce la facciamo tutta. Nate! Yeah! Questi sono i tamburi Taco, mi sembra si chiamino. Taki o Taco, no, forse mi sbaglio pure, ma l'ho letto ieri giocando a Phoenix Wright, e questi tamburi hanno un nome particolare. Cos'è successo qui? Oh mio Dio! Shibanyan, Bucina nel Leo Pigro! Mio Dio, questo si starà cagando in mano! Non sa che fare! Mutavina! E nonno fame! Poverino, questo si sta cagando! Mutevina! Boh, vabbè. Questo ha paura sicura. Ha troppa paura per muoversi. E infatti mi sa che è così. Quello ha portato 3 yokai di livello base. Arrivo io con Gilgador, Homblo e Lucenio. Quello mi sa che ha avuto un cagozzo assurdo. Si è spaventato. Non sa neanche lui più che fare. Perché in effetti, sinceramente, tipo, inizi con 3 yokai base. Vabbè, Bucinian è una fusione, ma vabbè. Cioè, è sempre uno yokai deboluccio, insomma. Se ti capita quello buono con la difesa alta, no. Perché a me è capitato uno con la difesa pessima e un altro che ho ripreso con la difesa alta, molto più alta. Diciamo che la sua IV era buona.
Perché anche in Yo-Kai Watch ci sono IV. Le EV mi sembra anche. Ma non so di preciso come sfruttarle. Il Gigator che ho ora è il più forte che ho trovato. Tra i vari salvataggi di Yo-Kai Watch, ovviamente. Ci ho messo 3 ore per trovarne 5, quindi... No, 3 ore intendo dopo aver finito il gioco di Yo-Kai Watch Polpanime. Yo-Kai Watch Polpanime l'ho finito 3 volte. Sui 3 salvataggi. E praticamente ho trovato tutte e 3 le volte Gigator, perché ormai mi ero imparato gli Yo-Kai che servivano. Mentre su Spiritossi... C'avevo il Gigador di Spiritossi più un altro Gigador del secondo salvataggio. E lotta finita piuttosto velocemente. Vittoria schiacciante, mi dispiace. Rango 13, oh yeah. E quindi praticamente ho trovato Gigador, l'ho passato su Spiritossi, su Polpanime. Da Polpanime l'ho passato a Spiritossi sul salvataggio principale. Ed ecco, anche per oggi finiscono le lotte ufficiali. No, ecco che ho ottenuto 5 Gigador. Sì, ma finiscono anche le lotte ufficiali per oggi. Ci rivediamo domenica prossima, se tutto va bene, con altre lotte per Yo-Kai Watch 2. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito. In descrizione trovate i link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!